Il famosissimo, e non dico famoso, Oxford English Dictionary va ad aggiornare la definizione di donna dopo le tante accuse di sessismo che ci sarebbero state. In particolare l'Oxford English Dictionary ha cioè aggiornato la sua voce per donna in maniera che non sia definita come moglie, fidanzata oppure come amante di un uomo, ma in realtà come persona autentica. L'editore in particolare ha scelto di attuare la modifica dopo la diffusione di una petizione di ben 30.000 persone guidata da una consulente di pubbliche relazioni, tale Maria Beatrice Giovanardi, la quale avrebbe fatto sapere che il dizionario era sessista, avrebbe sto usando il condizionale. Donna era precedentemente definita nell'Oxford Dictionary come moglie, come fidanzata o amante di un uomo, ma adesso è stata modificata in persona. Ci sono diversi nuovi termini utilizzati nella definizione, tra cui donna del momento e donna della partita, nonché l'esempio di lavoro con quei soldi una donna potrebbe comprare una casa e mandare due figli al college. Anche i sinonimi precedentemente elencati, che includevano went, bint e be, sono stati risolti. Bint e be ci rimangono, ma sono stati etichettati come termini ampiamente offensivi. Welsh invece è stato completamente tolto, eliminato, abolito. Questo dunque sarebbe quanto. Vi ringrazio per l'ascolto. Il video termina qua, iscrivetevi, commentate, un saluto caro italiano, narratore italiano.